Benvenuti e bentornati a un nuovo video di Sonic Abbiamo. Oggi vi porto il buon Rakdos Vampiri di Explorer barra Pioneer, ovvero il mazzo più forte del momento di quei formati lì, o almeno il più performante, quello che ha sorpreso al Pro Tour, quello che al Pro Tour nessuno al di fuori del team del Channel Fireball si aspettava che esistesse un mazzo del genere. Che ragazzi, ho preso la lista di Matteo, un mio amico, vi metto il link in descrizione del suo Twitter. Con cui ho fatto tipo settimo in ranked, quindi mica scarso. E oh, c'è Sorin, c'è Vayne Reaper. L'obiettivo è fare questo Vayne Reaper, che è questo vampiro 6-5, volare Egida. Quindi per bersagliarlo bisogna fare un qualcosa. In questo caso deve sacrificare una creatura. E ogni volta che la creatura muore, compreso lui, un bersaglio. Un avversario perde due vite e tu guadagni due. Quindi ottimo. E voi vi direte: Mizio, avrà un 6-5 costo 6. No, perché lo possiamo parare. Perché c'è Sorin, che è un Planeswalker costo 3, con 4 tra l'altro di loyalty. Che col suo meno 3 possiamo mettere un vampiro dalla mano in campo. Senza, cioè, mano in campo. Show and tell. Oppure col più 1, tra l'altro anche gli altri effetti sono forti, perché il primo più 1 una creatura avversario prende Death Touch, quindi tocco letale e legame vitale fino a fine del turno, e se vampiri mettiamo pure un segnalino più 1 più 1, e con l'altro più 1 possiamo sacrificare un vampiro. Se lo facciamo, lui farà 3 danni a un qualsiasi bersaglio e noi guadagneremo 3 vite. Visto che è un mazzo tribale, abbiamo le Cavern of Souls per renderle incounterabili, abbiamo le Mutavolt, che visto che sono è un cangiante a tutti i tipi di creatura, quindi è un vampiro. Io gioco una Mono Shielded, non lo so, meglio Archfiend of the Doss o altra roba. A me piace questa Mono Shielded, abbiamo quattro favole, tre Preacher. Il 2-4 costo 3, che anch'esso è un vampiro con tocco letale, che vi ricordo che quando attacca. Se avete più vite, peschiamo. Se ha meno vite, facciamo un 1-1. Se abbiamo pari vite, facciamo tutti e due. Quindi non è male. Il buon Harvester, gli scarti, push come removal, Bitter Triumph, Earth Extract, Dusk Legion Zilota, che è un 1-1 costo 2 quando entra, semplicemente pesca e perdiamo una vita. E abbiamo questa tech incredibile del mio amico Matteo, che è questo Null Priest of Oblivion, che è anch'esso un vampiro 2-1. Con minacciare e legame vitale, ma quando è stato scampo di battaglia, se è stato kickerato, quindi se è stato potenziato, possiamo mettere una carta dal nostro cimitero, creatura, in campo. Quindi mi immagino che magari, oh, a questo 6 avevamo rimosso un Vayne Reaper, lo rifacciamo. Bella carta, posso dire? Bella carta. La side più o meno questa, però voi cambiate in base al meta. Io ci ho fatto una top 4 a un VPNQ qualche settimana fa, quello che ha vinto Alessandro Parisi, ma hai detto che è troppo in forma in questo periodo. E secondo me il mazzo è su ipersolido, molto forte, e rispetto al Rakdos di prima, bara. Cioè, c'è questa giocata che è Sorin into Vayne Reaper, che è barare, perché è veramente una. Questa è veramente una creatura ingestibile per questo formato. Se entra così presto, e se magari siete partiti voi, se magari avete pure fatto uno scarto, quindi avete pure tolto la risposta. Cosa c'è da dire sul formato? Il formato carino, fair. Secondo me, l'esistenza di questa giocata qua rende i matchup molto negativi un po' più positivi, cioè un po' meno negativi, diciamola così. Che è Nive to Light, il matchup brutto per eccellenza. Però, oh raga, questo è forte, eh? È forte come giocata. Quindi, raga, il mazzo è questo. Ditemi, prima di iniziare il video vi chiedo un like, commentare e iscrivervi al canale, che sono la metà di voi è iscritto al mio canale, che guarda i video. Il video è supportato sempre da manatras.com, col codice sconto c'è l'avvio di manatras, avete il 5% di sconto sul sito. E adesso ci sono i preordini di Modern Horizon 3, cioè, un collettorino. Una serializzata, non la volete? Andiamo a giocare, dai, ragazzi. Easy keep. Proprio easissimo, no? Discarto a turno 1, Zelota. Peschiamo un bel Sorin e facciamo ben Ripperone. Il Ripperone di secondo, no? Di terzo, scusate. Giganta. Quindi è. O è convoke.
Potrebbe essere anche Convoke. Però uno scarto turno 1 su Convoke non è così brutto, eh. Vediamo dentro a 1. Così almeno perde un turno, no? Già se ha un mazzo agro gli facciamo perdere un turno, secondo me non è male di base. Zelota, che secondo me è una carta bruttissima in sto matchup, però dobbiamo pescare. Eccolo! 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 Mamma mia! Sembra barare. Mi sembra di barare. Che schifezza! Che schifezza! Mamma mia! Non sono neanche leggendario. Se pesco un altro Sorin, ne faccio un altro. Fai in hand questing druid, vai. Vai, vai, vai. Fai questing druid. Poi, che poi c'è. Cioè, oh. Bella lì, l'hai fatto. Ah, io ti dirò. Questo ci stava, sta giocata era giusta. Puscettino. Guadagniamo pure due vite. Facciamo un altro zelota. Bam, 7 a te. E qua direi GG, no? Cioè, questa giocata è troppo rotta. È talmente rotta, no? Che... cioè... anche i matchup negativi... se gli fai questa giocata qua... sei comunque sopra tu. Vampiri. No, ho sbagliato! Ero letale. Vabbè, fa niente. Non funziona, zii, c'è Ward. No. Che storia. Che storia. E questa mano fa un po' ridere. Bellissimo. Caera. Quindi è un control. Ti faccio doppio scarto. Scarto turno 1, scarto turno 2 Preacher. L'idea è che ti tolgo... prima il counter. Se il counter faceva un po' caccare, ripensandoci. Tolgo la Vrat. Narset, che sbatti. No, con la prima ho sbagliato. Dovevo togliergli Vratta subito e poi Narset. Sì, qua ho sbagliato a fare gli scarti. Mi devi Vratta per Foggia. Io sei Tapped e ti faccio Favola. Secondo me è una win condition contro di lui. Lui probabilmente mi farà Lockdown per togliermi il token di Favola. Che a me va bene. Non fanno sta giocata qua. A me sinceramente sta più che bene. C'è Vein Ripperone. Questa è una giocata che voglio. E quella. Passo. Il problema è che c'ha quel Farewell in mano che è minaccioso. Ma io spero sempre che non faccia terra e animi terra per attaccarmi. E lì sarebbe proprio un idiota. Farewell? Really? Ah, mi merito una terra stappata qua. Qua me la meritavo. Vabbè, dai, ok.
anche Shieldred, va bene. Vai, zii. Due pigni a te. Attaccherei. Sbatti Shark Typhoon 5-5. Mancava un mana. Manca un mana, dopo faccio questo, ripiglio. Tu the battlefield poi rientra, cioè che forte. Farewell giocherà uno. Che grosso. Ma sì, dai, sinceramente che cazzo me ne frega. Oh, magnate sto Vayne Reaper. Ho anche il backup adesso. C'è removal. È un maledetto se c'è un removal. Memory dell'altro. Deluge, deluge, deluge. Direi che adesso me lo tengo un po' in mano l'Oblivion. Perché mi potrebbe fare Vrata, Verdict, cose. Stappata! Molto interessante. Cos'hai di stappato? Get Lost da farmi? Io, senza saperne leggere né scrivere, giro Vayne Reaper. 6 per te. Non mi espongo perché secondo me qua non serve esporsi. Così sono letali. Ok. Peccato che non riesco a. Ok. Rottina. Ce l'hai? Direi proprio che non ti blocco. Ci sta. Abbiamo un'altra removal? Ah no, può avere Shack Typhoon. Può avere Shack Typhoon. Vabbè, intanto attacchiamo. Proprio te per vincere, no? GG. Vabbè, non ci ha sperato. Attaccarsi Teferone. Non si sa mai. C'ha ragione, c'ha ragione. Non si sa mai. Pip! Zelota, in Zelota we trust. Oh, questo è pure meglio di Zelota. Harvesterino turno 2. Fatal push va bene. Come on. Sorin. Sorin, vieni a me. Forse devo fare di Zelota comunque, ripensandoci. Va bene pure questo.
Così c'ho una roba da saccare in caso mi faccia avere i per adesso. Push! Ah, non hai la terza terra? Prima pesco, voglio vedere con chi ho a che fare. Ma adesso ti scarto. Direi il pezzo grosso, dai. Direi il pezzo grosso. Mi fa terra preacher. Riesco a doppiare removal. Ce l'aveva. Brutta giocata, secondo me, qua. Da parte sua. Perché secondo me è andato greedy a caso. Perché ti faccio così. Attacco Sorin. Cioè, sta giocata qua. Doveva tenersene uno su. Cioè, qua mandarmi a 8... non cambiava tanto, secondo me. Poi la terra la voglio fare, perché voglio fare la sesta terra. Nel senso, se mi animi in Mutavolt, a me va pure bene. Cioè, io ti blocco... sì, blocco Mutavolt. Faccio push su un altro. E adesso c'è un 3-3. C'è il top deck. Favola pescatona. Sì. Ma va bene. Qui non so neanche se vuole veramente attaccare con tu. Quello non era brutto, zì. In realtà quello davvero non era brutto. Io lo mando indietro di terra, no? Certo. Giri tutto? Ti dirò. Faccio questo blocco qua. Perché dopo se attacca io c'ho quello, no? Però il fatto che sono a... quello cambia. Aspetta, forse co... così, perché comunque lo voglio mandare indietro di terra. Bitter try. Tiro. Oh, mangiate questo. Favolicchia. Ma questo ci sta, anche perché così c'ho doppio modo per bloccare. Io posso animare prima Mutavolt, se me lo rimuovono prima dei blocchi animo l'altro, no? Anche perché adesso se facciamo tutti questi blocchi qua, io
Ma va bene, no? Faccio comunque questa giocata qua perché se vado a 3 c'è il rischio sempre che lui ci abbia mutavolt. Mi fa Sorin e vince. Mi spara 3 danni e vince. Preferisco questa giocata. Forse era più forte animare questa comunque. Lo sacca pezzo. Resettone. Andiamo tutti e due al top deck, io ti giro questo. Io per sicurezza ti elimino Vayne Rip. Così tu vai a 4. E quello si gira ed è una spada. Vabbè, GG. GG. Che fatica. E dai. Eccoci qua. Boh, la mano è buona, no? Abbiamo droppa 1, droppa 2, la scombata di terzo. Ma secondo me è ottima, no? Forse è stato uno scarto oppure meglio in alcuni frangenti. Non saprei neanche se lo voglio fare di secondo questo, sapete? A sto punto, eh. E non so quanto sia veramente forte adesso farlo di secondo. Questa è una piccola tech. Questa tech mi piace. C'è da dire che... Boh, vabbè, teniamo. Beh, la mano si tiene, fortissima. Vediamo in che... chi è lui. Vabbè. Sì, è Amalia. Così è un po' una merda, perché con un doppio pezzo così che guadagna vite, lui può scombare. Proprio col tesoro non è che possiamo farci tanto. Vampiro, passiamo. Perché se lui adesso è bravo a giocare non mi mostra mai i pezzi giusti. Già che mi ha fatto questo mi va bene in realtà. Perché vuol dire che non fai company, no? Sto turno qua. Quello ha già più spatti. Ma quello lo gestiamo. Voglio probabilmente fare questa giocata qua. Ne tolgo uno, l'altro mi attacca, ok. Open di push, il turno dopo faccio un Vayne Reaper. Anche perché comunque togliergli lui anche con Harvester non è brutta come giocata. Mi attacca solo con quello, a me va bene. Cioè, a dire che adesso procca l'Explore con le mappe, però così vuol dire che non ha company di base, no? Quello sbaglio. 1, 2, 3. Ok. Io devo prima fare questa giocata qua. E credo che prima ancora dovevo fare Sorin. Tra l'altro. Perché adesso mi perdo un botto di danni in giro. E io so che qua c'è la corda. Diciamo questo.
prima che succeda qualsiasi cosa, io te lo tolgo. Così non succede niente. E qua mi sono perso un botto di danni io. Ho sbagliato io. Qua erano proprio un sacco di danni, perché se li pigliava pure lui. Ma proprio un sacco, erano 1, 2, 3, 3 creature, meno 6 per lui, io ero 16, lui era 19. Abbiamo un po' giocato un po' male qua. Mamma mia, ce l'avevi. Ti lascio scombare, zii. Fammi vedere che sei capace. Sei capace di metterti in cima il pezzo che fa 50 danni. Su questo. Questo è un matchup così. Cioè, non è che ci posso fare tanto. Soprattutto main deck. G1, G2, G3 si sistema. Io ho comunque un po' di roba. Un sacco di terre. Qua stiamo qua, lo aspettiamo. Ah, si tiene Return of the Ranks. Interessante come idea, come scelta. Perché magari dice boh, no, non lo so in realtà. Sì, ne faccio anche un po'. Ho un po' di trigger anch'io. Lo lascio in cima. Ma io spero sempre che loro sbaglino, che si mirino al mazzo, farmi diventare indistruttibile a caso. Sapete che la terra non era neanche così. Ah, ce l'aveva già in mano. Allora GG. Ecco perché allora. Eccola. Sì, Hippo. Mono rosso. Probabilmente mono rosso, eh. Che non parla umano. Ok. Allora noi partiamo. Terra vai. Perché lui adesso avrà sicuramente un drop da fare. Almeno un drop da fare. Ma io sto push te lo tiro, gratis. Ok, dirò vampiri, faccio zelota. Devo pescare perché devo fare Vein Reaper. Serve una bella terra. Oh là, bella. Bella che più bella non c'è. E fammi sto 2-2. Va bene. Te dirò. Non blocco neanche. Forse devo bloccare. È che ho paura un po' di Monstrous Rage, che gli regalo un po'. Però sto dannino, potevo, due danni me ne potevo mangiare. Sì, dovevo farlo. Perché adesso si plotta lo Slick Shot della spatta. Se eri furbo te lo plottavi, secondo me. Ma sto coso vola?
coso volante. Ma raga, non ha senso. Sto coso vola. Ah, però qua è sostitutivo. Guadagno le vite. Di base penso che lui adesso mi debba girare tutto per rivedere quello che fa 5 danni in mano. Di base. Ti giuro che te lo blocco. Lo zio che vola, te lo giuro che te lo blocco. E ti giuro che se mi attacchi Sorin, io lui non lo uso come bloccante. Perché ne ho un altro e ti sparo pezzo. Ok, qua è palesemente. Ah, c'è qualcosa. Quindi vabbè. Noi facciamo sto blocco, ci caschiamo. Oh no. Monstrosus Rage, va bene. Doppio Monstrosus Rage, va bene. Sì, ti dirò. Ho visto situazioni peggiori. E ho guadagnato pure un po' di vita. Le tap the stage di nuovo, non è bellissimo. Io farei le tap the stage, se fossi in te. No, no, non diamo gli suggerimenti. Sicuramente, boh. Proverei anche a spaccarmi Sorin. Ok. Niente terra. Godo! Godo. Posso dire che godo? Sacco vampiro ti magno questo? Faccio pure favola. Mi merito un altro Vein Reaper. Tra l'altro lui non è un mago, quindi. Non mi fai questo. Ah, questo fa pure danno un Planeswalker, eh? Interessante. Ok, va bene. No, no blocks. Ok. E mi scarto due scarti. Sì, decisamente. Facciamo push qua. Questo di qua. Diamo il più uno. Lì c'è la lifelink. Diamo 13. Così, volendo il turno dopo, abbiamo un'altra favola da fare. A terra. Ok, va benissimo. Vabbè, adesso siamo andati un po' in controllo, diciamo. Eh sì, qua secondo me non vinci più. GG! Con quello Slickshot 10-3 mi ero un po' cacato addosso. Spero che il video vi sia piaciuto. Mettete like, commentate, iscrivetevi al canale. Ci vediamo al prossimo video. Vi ringrazio per essere rimasti fino a qua con me. Ciao!